Ma no! Qua c'è scritto orecchie aperte, spalancate per sentire la voce e le richieste di aiuto di chi ha bisogno. Ma non volete mica una roba del genere? Ma come faccio a sentire questo fantastico nuovo disco dei Sonora? Come faccio a sentire il film lei? Sento ancora più meglio. Ma non posso telefonare. Disastro. Vediamo cosa avete scritto poi su questo giornale. Allora, sto giornale dice. Ci vuole la testa, orco cane. Ci vuole una testa libera e non chiusa dentro un cappello, così i pensieri riescono ad andare a quanti bambini e persone vicine e lontane hanno bisogno. È vero? Ma scusami un attimo, io sono così comodo col cappello. È importante, scusa, pensare a chi è un po' più sfortunato di noi. Che ne sai, non mi hai ancora visto. Andiamo avanti. Sì. Ancora un po', qua resta niente. Poi, mani libere, non ingessate da vestiti troppo attillati e fighetti. C'è scritto fighetti. Per darsi da fare e aiutare quelli che le mani non le possono avere libere. Possibilmente indossare una maglietta colibrì. Parecchio diverso rispetto a prima, aspetta che guardo. Ho sbagliato tanto. Poi la bocca è per dire cose sensate e non delle fesserie inutili come quelle che hai detto fino adesso. Come? Un genio, un indovino. A questo punto devi dire robe sensate, appunto, e di che razza di cuore deve avere, se quello della pecora o di un animale più coraggioso. Qual è un animale coraggioso? Si dice cuore di? Colibrì! Oh, I like it!
di? Ci vuole proprio un cuore di colibrì. Che cosa ha fatto il colibrì quel giorno in cui, su quell'arrivo di quel famoso fiume, si è accorto che andava a fuoco la foresta e dopo? E dopo cosa ha fatto? Non sento niente adesso. Chi ha stato la mano può parlare. Viva. Intanto. Intanto, cosa stanno facendo gli altri animali? Stanno scappando ovviamente. E dove si era messi lungo la riva lei? Del mare. Cosa ha fatto il colibrì? Ha preso delle gocce del mare, dal mare, e dopo le ha messe sull'incendio. Cioè, l'ha buttata nell'incendio. Quindi, a quanto che scappare, ha preso le gocce e le ha portate sull'incendio. Questo colibrì ha avuto un coraggio da pecora o un coraggio da colibrì?